Grosseto, sabato 9 aprile 2011, siamo all'angolo di Via Manetti, all'inizio del corso Carducci. Oggi è la giornata che ci siamo scelti per proporre alla città un momento di informazione e di riflessione rispetto al periodo pasquale e alle scelte alimentari che vengono fatte dalla maggioranza dei grossetani relative al loro menù. Con l'iniziativa di oggi vogliamo sensibilizzare quanti avranno la volontà di soffermarsi un momento e concedersi una pausa rispetto alla propria diaria giornaliera, una pausa di riflessione e di informazione su quello che costituisce la tradizione del menù pasquale, che comprende ricette a base di carne di agnello. Ogni anno in Italia entrano 900.000 fra capre, pecore e agnelli destinati alla macellazione. Questi animali giungono attraverso veri e propri viaggi della morte principalmente dall'Europa dell'Est. Viaggiano per giorni su degli autotreni stracolmi, la maggior parte delle volte a causa dell'economicità che detta le regole del funzionamento dei mercati. Questi viaggi da morte appunto non concedono agli animali trasportati alcuna pausa, quindi arrivano nei luoghi di macellazione assolutamente estremati, vengono immediatamente trasferiti in maniera brutale dentro i complessi mattatoi dove si esegue il processo di tramortimento, uccisione e smontaggio per ottenerne le carni da destinare alle macellerie. Quindi noi oggi come associazione di idee vogliamo porre l'accento appunto su questa vile pratica. Questi agnellini vengono tolti dalle loro madri a poche settimane di vita per destinarli appunto al macello. La nostra iniziativa è parte di un'iniziativa a livello nazionale promossa dal Network Agire Ora di Torino. In 30 città italiane in questo periodo del mese verranno fatte iniziative del tipo di questa che abbiamo messo in piedi qui a Grosseto, dove attraverso la diffusione di materiale di vario tipo si cerca appunto di scoraggiare e di denunciare come impropria, crudele e inutile la pratica appunto della macellazione degli agnelli. Noi oggi ci siamo scelti non solo il medium della diffusione di volantini ai passanti, ma anche quello dell'approfondimento attraverso la diffusione di pieghevoli. Ne abbiamo di tutti i tipi. Abbiamo pieghevole dove si spiega la vita degli animali da fattoria per mostrarli come non solo come fonte di reddito e come materiale da mercificare, ma come appunto esseri viventi e senzienti. Abbiamo materiali relativi alle ricette culinarie, dove si propone in maniera pratica la preparazione di pasti senza l'utilizzo di carne. Abbiamo materiale specifico sull'impatto ambientale che gli allevamenti intensivi hanno su questo pianeta. Abbiamo materiale di ulteriore approfondimento sulla scelta vegetariana e vegana per conoscere i cibi vegetali, come si cucinano
i valori nutritivi e proteici di questi cibi. Abbiamo l'immancabile libro dei romani, degli editori romani, Vegan Riot, La rivoluzione bolle in pentola, perché come abbiamo detto altre volte, attraverso la scelta vegana e vegetariana si può esercitare una scelta rivoluzionaria ogni giorno, partendo dalla borsa della spesa ai nostri piatti, alle nostre cucine, quindi con tantissime ricette gustose e cruelty free, come si dice. I video che proponiamo oggi sono video shock che documentano l'arrivo di questi animali al mattatoio e le condizioni in cui essi vengono trattati prima e durante la macellazione. Abbiamo preparato anche una piccola mostra fotografica, diciamo un'inquadratura di questa, dove in maniera schematica ma efficace si affronta appunto il problema dello sfruttamento e dell'uccisione nelle loro centinaia di migliaia di questi animali. Oggi è una stupenda giornata di sole, le vie del centro sono già abbastanza affollate. Questo è il primo di una serie di video che gireremo oggi per proporli sulla rete. Mi fermo qui per il momento e magari fra un paio d'ore, quando forse l'attività dei passanti si fa un attimino più interessata ai contenuti che proponiamo con il nostro gazebo, fiorisce. Come vediamo, questa piazza di oggi è piuttosto grimita, cioè un banchino proprio davanti di noi raccoglie fondi a favore, direi, della sperimentazione sugli animali, cioè la ricerca contro il cancro. Proprio davanti a noi abbiamo il banchino di propaganda di un partito politico nazionale. Qua ci siamo noi, questi sono alcuni degli amici attivisti di Grosseto. A più tardi.